Leandro Paredes, Chiesa in behind, and there's a tap in for Danilo. Another late show from Juventus. This time it's the captain with the winner. One goal is so often enough for Juventus. 8 consecutive wins since October. Juventus have powered into second place. They're now genuine title contenders. Remarkably, they haven't conceded in that run. But Andrea Barzagli, the former Bianconeri centre-back, says this watertight defence is a trademark of Max Allegri's philosophy. Storicamente la Juve ha sempre avuto dei grandi difensori. E storicamente il campionato italiano viene vinto dalla miglior difesa. What a tackle from Danilo. È una squadra che rispecchia molto il suo mister Allegri, è una squadra che rispecchia anche il DNA della società. Si pensa alla fine a vincere con grande solidità e vincendo anche grazie a giocate di campioni. Milik scores! Arkadiusz Milik produces the magic. Hanno trovato, secondo me, quella voglia in più di voler difendere. Secondo me anche il modulo nuovo. Però è lo spirito che si vede in campo, lo spirito con la voglia di fare una corsa in più, di dover stare a difendere, che difendere è faticoso, ecco. È una cosa che magari dal di fuori non piace vedere una squadra solo difendere, ma fai fatica a difendere, perché devi essere sempre concentrato, devi essere pronto, lucido. E questa è una grande dote. Barzagli, together with Leonardo Bonucci and Giorgio Chiellini, were the defensive triumvirate nicknamed BBC that made Juventus invincible and impregnable for almost a decade. Today, the Bianconeri's defensive wall has a new Brazilian flair. Secondo me spostare a tre la difesa con Bremer nel mezzo, hanno provato Alexandro centrale che secondo me non ha più quella forza di prima per fare il terzino. Danilo è un giocatore intelligentissimo e può giocare sia terzino che centrale. Ecco, sono tre brasiliani molto concentrati e affidabili ed è una grande dote, ecco. Ce l'abbiamo molto secondo me noi italiani per quanto riguarda difensori, ma devo dire che loro stanno giocando un grande campionato. E soprattutto chi si alterna, chi entra, subentra come Rugani, come Gatti, poi c'è da vedere quando tornerà Bonucci, ha sempre fatto bene, quindi vuol dire che funziona proprio la fase difensiva della Juventus. Fagioli, that is a splendid goal, just what Juventus needed. Allegri has made a habit of winning games by a minimal margin. But with the long-awaited return from injury of creative forward Federico Chiesa, Barzagli thinks the team will get an offensive upgrade. Chiesa è un giocatore che cambia perché abbiamo visto nel calcio di adesso determinano soprattutto giocatori che riescono a saltare l'uomo, che riescono a puntare e sono efficaci, che creano qualcosa, ma non ce ne sono tantissimi e Chiesa è uno di quelli. Chiesa è uno che magari in una partita non lo vedi per 90 minuti, ma ti fa 5-6 cose che ti crea una palla gol, un gol, un assist, è sempre incisivo e questo è oro per una squadra. Juventus, 7 points off the lead, head to the Maradona Stadium on Friday night for a showdown with top of the table Napoli. A Scudetto race some believed to be over still has a long way to go. Intanto è uno scontro diretto e quindi è importantissimo fare risultato. Secondo me più il Napoli perché gioca in casa, scontro diretto in casa contro la Juve, secondo me è importante vincerlo. La Juventus secondo me deve riuscire a fare risultato per continuare comunque questo momento d'oro. È normale che in base a come finirà questa partita ci sarà una delle due squadre che sarà molto più gasata. Quindi sarà bello perché il campionato è aperto nonostante Napoli ha fatto una prima parte strepitosa e tuttora ha un margine di vantaggio importante. Però ci sono 4 squadre che se lo possono giocare alla fine. Gli scontri diretti possono valere molto. Expect a clash of the titans as the league's best attack tries to break down Serie A's meanest defense. Napoli ha molta qualità e secondo me la Juve deve essere brava a smorzare quell'iniziativa, magari anche in casa, spinta dai loro tifosi del Napoli, deve stare attento ai suoi esterni, a Osimhen. La Juventus è una squadra molto, invece molto tosta, secondo me ha ritrovato un rabbio veramente
veramente in forma, ha trovato la difesa alla grande. Vediamo chi avrà ragione.